Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gema Gamer. Oggi siamo qui, credo, nell'ultimo video recap di VL. Purtroppo non ho registrato niente, dato che, come ben sapete, sarebbe stata la solita pappardella in cui mostravo le partite, eccetera, eccetera. Quindi quest'oggi sono qui per farvi vedere come mi sono posizionato in VL. Così andremo già a sapere i premi che apriremo nell'ultimo pack opening di giovedì. Faccio vedere subito, ragazzi. Allora, ho fatto 25-5. È stata una VL un po' così così disastrosa. Disastrosa dal punto di vista dell'organizzazione mia, perché mi sono ritrovato domenica a giocare 18 partite tra mattina, pomeriggio e sera. Però di sera ne ho giocate solo 2. Il restante 16 le ho giocate tutte di fila praticamente. Quasi tutto il pomeriggio, che la mattina ne ho fatte 5, quindi 11 partite me le sono fatte tutte di pomeriggio. Ho dato un po' uno stacco di qualche ora e ho fatto le ultime due, che poi mi hanno permesso di arrivare a 25, perché io avevo lasciato le 23 vittorie con due rimanenti, poi ho vinto le ultime due. Quindi vi faccio vedere anche la squadra con cui ho giocato, la mia ultima squadra che l'ho cambiata nuovamente, però alla fine ho cambiato poco e niente. Allora vi faccio vedere, ho messo Militao terzino, per andare a coprire Sandro che lo saltavano tutti in testa, eccetera, eccetera. Yashin ha giocato le ultime 9 partite, perché, raga, mi ero stancato. Avevo preso Van der Sar. Van der Sar a me non è piaciuto il Prime. Al Medium non arrivavo. Quindi il portiere più forte in overall del gioco tra le icone a cui poteva arrivare era Yashin. De Gea Todi non riusciva a prenderlo. E quindi ho optato per lui, che mi ha giocato giusto le ultime 9, niente di che. E adesso, per buttare via addirittura gli ultimi crediti che mi erano rimasti, mi sono andato a prendere anche Lehmann, che è un portiere che avrei sempre voluto provare, perché mi piaceva molto nei draft, però penso lo proverò in qualche Rivals, tanto per. Ragatondo, ovviamente lasciare i crediti su un account a gioco finito non ha senso. Infatti ho ancora 200.000 crediti e vedrò un po' come sfruttarli, cioè come sfruttarli. Penso che rimarrò così, adesso non giocherò più, raga, farò 5-6 Rivals questa settimana e poi basta, chiudo perché tra un po' c'è la demo di FIFA 20, se non sbaglio. Non ho avuto l'onore di provare la beta perché non mi è stata mandata e va bene così. Comunque faccio vedere anche come ho giocato in campo. Ho messo Eusebio titolare che mi è piaciuto di più perché sono tornato al 4-2-3-1 questa VL e quindi mi serviva un COD buono. Perché Havertz l'ho venduto per comprarmi un po' Militao e Van der Sar. L'unico decente che poteva fare questo ruolo, oltre Havertz, oltre altri giocatori, era Eusebio, che per me è una delle icone più forti del gioco. Ho rinunciato a Ronaldo dal primo minuto, ma lo mettevo al secondo tempo, invertendo. Quindi mettevo poi Ronaldo, il fenomeno punta, e CR7 COD, e giocavo comunque così. 4-2-3-1, ultime due partite ho giocato con quest'altro modulo invece, giusto per cambiare un po'. Ho giocato col 4-4-2, Eusebio Ronaldo punta, Mbappé Neymar sulle fasce, Gullit Vieira nella mediana e Cancelo Militao terzini. Quindi raga, questa è la mia squadra, questo è stato il risultato finale che ho fatto, mi dispiace non aver fatto di più. Però abbiamo concluso l'anno in una maniera perfetta per me. Faccio vedere perché dico questo, perché nella classifica mensile siamo 97esimi al mondo, come potete vedere vi ho messo anche il post nella community, quindi siamo 97esimi al mondo tra tutti, mentre solo nella categoria europea siamo un po' più alti, quindi siamo 97esimi al mondo totali. Mentre nella classifica europea siamo 65esimi al mondo. Tanta tanta roba, lo so che è arrivato un po' tardi, eccetera, eccetera, però calcolate che io sono un casual player, non sono un pro, non sono nessuno, sono semplicemente un player che gioca solo la VL, che ha giocato quest'anno un po' di più perché il gioco mi è piaciuto prima che lo cambiassero in tutto e per tutto. Poi amo il calcio, eccetera, eccetera, quindi ho giocato per questo. Non giocavo per fare il 30-0, il 29, eccetera, eccetera, però possiamo dire che 3-28 li abbiamo portati a casa, altrettanti 27 portati a casa. Siamo stati da febbraio-marzo all'ultima VL sempre in Elite, senza mai scendere a oro.
Quindi ci siamo mantenuti sempre dai 23 in poi ed è un bellissimo risultato per me, che non sono un pro. Se diventerò mai un giorno un pro, questi sono risultati da non fare perché bisogna mantenersi sempre un livello molto alto. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video, nell'ultimo spacchettamento di FIFA 19 con i premi. Poi vediamo un po' come alternare questo mesetto. Io sto giocando ad Apex molto. Se vi può interessare, vi metterò dei video di Apex o di Fortnite. Insomma, questo sto facendo. Andrò live su Twitch sempre su Apex quando avrò un po' più tempo per non tenere inattivo il canale. E detto questo, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere voi qui sotto come è andata questa ultima VL e cosa vi aspettate dal FIFA 20. Un saluto da Gema Gamer, ciao!